Ragazzi, benvenuti a tutti oggi nel mio canale. Oggi sono qui con un nuovo video. Come avete notato, ho un nuovo look da sfoggiare. Mi piace tantissimo. È un color rosso bordeaux. L'ho fatti così, cioè, ero in vista con questo colore da tanto tempo, solo che non mi decidevo mai a farmeli. E stavolta me li sono fatte e mi piacciono tantissimo. Ci ho perso anzi troppo tempo a non farmeli perché sono stupendi. Inoltre, sono dimagrita un pochino nel viso, in tutto il corpo, perché ho perso già 5 kg da quando ho iniziato la dieta, quindi sono estremamente felice. Infatti, ultimamente vi ho aggiornato anche qualche fotina su Instagram Story. Se non mi seguite, vi lascio il link di Instagram qui, così mi potete trovare. Aggiorno mano a mano tutte le cose che faccio durante il giorno, sia su Instagram normale, sia su Instagram Story, che è diventata la mia droga. Ma comunque, bando alle ciance, ci tenevo a farvi vedere questo bellissimo colore che mi sono fatta. Mi piace veramente tanto. La luce del sole si vede tantissimo che sono rossi e sono meravigliosi, cioè non so se rendono in videocamera, ma sono veramente rossi. Se le altre volte me li sono fatte con i riflessi e si vedeva o non si vedeva, questa volta si vede veramente. Mi piacciono tantissimo. Poi sono indecisa se rimanere liscio o meno. Me li farò pure a volte ricci per vedere un po' come stanno, però ho intenzione di farmeli anche lisci, quindi magari una volta, 2 volte a settimana mi vedete, cioè in un mese mi vedrete magari 2 volte liscia e le altre volte riccia, dipende tutto come mi va, però vi voglio fare pure i capelli lisci. Se vedete, ho i capelli lunghissimi, nonostante ciò ho fatto tagliare pure le punte, e come vedete mi arrivano quasi, cioè li volevo tagliare di più, però poi con i capelli ricci ho paura che mi gonfiano tantissimo e non mi va questa cosa. Però lisci, quando sono lisci, sono veramente lunghi, lunghi, lunghi e mi piacciono un sacco. Comunque, ragazzi, io ho fatto questa intro dicendovi che dei capelli, però ho unito pure il make-up tutorial che ho su adesso, così vedete come realizzo il trucco. Mi sono ispirata, ecco, ai capelli, perché è un trucco semplice per tutti i giorni. Fresco, cioè niente di particolare, facile da realizzare, però insomma mi sono ispirata ai miei capelli rossi perché, dato che ho la carnagione chiara, gli occhi verdi e i capelli rossi, non lo so, mi piaceva tantissimo questo trucco. Fatemi sapere se a voi piace, io vi lascio il tutorial. Fatemi sapere come sto con il nuovo look. Io vi mando un grossissimo bacione e noi ci vediamo domani con il prossimo video. Ciao! Inizio stendendo il primer occhi, questo di Essence. Mi piace molto perché come formulazione è leggera, quindi vado ad applicare come primo step questo. Poi vado a prendere un pennello da sfumatura e vado ad applicare questo rosa della Wycon. Trovate i numeri in tutto nell'info box. Faccio la stessa cosa dell'altro occhio e sfumo entrambe le parti. Poi vado ad applicare la matita di NYX, la Milk, e poi la vado a picchiettare e a stendere con le dita. Poi vado a sfumare di nuovo per unire la matita bianca con l'ombretto rosa. Poi vado a prendere un pennellino da ombretto e vado ad applicare questo colore della Makeup Revolution. Alla fine dell'occhio vado ad applicare un colore più scuro tendente al marroncino rossastro. E lo vado ad applicare alla fine dell'occhio sfumandolo verso l'interno. Sotto l'arcata dell'occhio invece vado a mettere un ombretto nude e opaco per dare definizione allo sguardo.
Dopo di ciò vado a prendere il mio eyeliner in gel e lo vado ad applicare con il pennellino. Poi applico il mascara, questo qui di Kiko, che è un volumizzante. Poi vado ad applicare la mia matita nera e di Make Up Collection, questa qui è quella scrivente, e la vado ad applicare nella rima interna dell'occhio. Sistemo le sopracciglia con questo gel di Essence e poi passo al fondotinta di Essence il numero 20, il Pure Nude, e lo vado ad applicare su tutto il mio viso. Faccio un po' di contouring con la Sun Club di Essence, questa terra mi sta piacendo quindi la sto utilizzando. Poi vado a mettere blush di Kiko, questo blush cotto che mi piace tantissimo e va a richiamare tantissimo l'ombretto. E poi per concludere vado con la mia con il matitone di Kiko, questo qui di questo colore rosa nude. Trucco completato. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!